Maria! 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 Dov'è mia moglie? Che cosa c'è, Zaccheo? Mi sai spiegare cos'è tutta questa confusione? Maria, sembrano tutti impazziti oggi a Gerico. È arrivato uno straniero in città. E chi può sollevare tanto interesse? Uno che si chiama Gesù e viene da Nazareth. Un Galileo? Magari è un ricco mercante in vena di affari. Meglio che vada a dargli il benvenuto. Ti sbagli, padrone. Gesù di Nazareth non possiede niente. È vero, lui e la sua gente vivono di elemosina. E allora perché fanno tutto questo chiasso? Dicono che sia un grande profeta. Questa terra abbonda di profeti. Cos'ha questo di speciale? Oh, fa molti miracoli, padrone. Un mio cugino di Galilea lo conosce. Ridà la vista ai ciechi e l'udito ai sordi. Dicono che ha riportato in vita persone che erano morte. Addirittura. La sua parola cambia la vita a tutti. La gente lo segue. Alcuni lasciano tutto per potergli stare accanto. Sarebbe bello vederlo, parlargli. Ma non verrà certo qui da noi. Non è vero, Zaccheo? Zaccheo, ma dove è andato? È Gesù! Gesù di Nazareth! È Gesù! E lui sì, è il maestro! È Gesù di Nazareth! Parlaci, maestro! Vieni da me. Posso ospitare tutti i tuoi discepoli. La mia casa è a tua disposizione, maestro. Zaccheo, cosa fai lassù sull'albero? Tu conosci il mio nome? Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Che cosa? In casa di un pubblicano? È uno strozzino quello, un ladro! Gesù, vuoi davvero che entriamo in casa dell'esattore delle tasse? Eccomi, maestro, sono pronto, andiamo. Facci strada, Zaccheo. E quello sarebbe un parossero con certa gente. Sì. Fai il bravo, Kamez. Ehi, bestiaccio! Lascialo stare! Lo sai, non si distingue chi è il somaro tra voi due. Sei uno scemo! Ehi, ragazzino, non alzare troppo la cresta. Stai coi ladri e con gli strozzini, tu. Non è vero! Sì che è vero! Il tuo Gesù va a casa dei più schifosi delinquenti! Non è vero! Lasciami! Adesso ti faccio vedere io! Ehi, che cosa succede? Smettetela! Guarda come ti sei conciato, Daniele. Ti sembra il momento. Lo sai che ci aspettano a pranzo. Davvero andiamo a casa di un ladro? Tutta la gente lo dice. Noi ci fidiamo di Gesù qualunque cosa faccia. Non è vero, Daniele? Vero. Mangiate e bevete, ce n'è per tutti. Questo vino è buonissimo. Amici, il mio vino è il migliore di Gerico. Questo cibo è fantastico. Ma chi può essere? Vado a vedere. È qui Gesù di Nazareth? Eccomi. Chi mi cerca? Maestro, tu sei molto stimato e amato da tutti. La gente ti ascolta. La tua saggezza è nota, ma questa volta non riusciamo a capire. Se tu ascoltassi i nostri consigli, non frequenteresti certe case. Che rispondi, maestro? Avanti, venite, c'è posto per tutti. Su, entrate. Non ci sediamo fra pubblicani e peccatori. L'amore di Dio è sconfinato. Non abbandona nessuna persona che si smarrisce. E così faccio io. Va. Gesù, tutto quello che ho rubato lo restituirò. Lo giuro sulla mia vita. Lo restituirò non solo una,
ma 4 volte tanto. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. E darò anche metà dei miei beni ai poveri. Vecchio testone, ora ti riconosco. Bravo, bravo, bravo. 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 Bravo.